Ciao ragazzi, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Il vlog di oggi è un vlog di viaggio, perché anche se la situazione è quella che è e non ci si può spostare molto, in Danimarca possiamo ancora viaggiare da una regione all'altra e quindi io e mio fidanzato abbiamo deciso di uscire dalla città per un weekend ed andare in una parte che non ho mai esplorato della Danimarca, che è Skagen. Si scrive Skagen, ma nella lingua strana che è il danese si pronuncia Skagen e si tratta del punto più a nord della Danimarca ed è la penisola in cui i due mari si incontrano, si trova nella penisola dello Jutland. Ci avvieremo tra poco in macchina, adesso è venerdì pomeriggio, ci vorranno credo 5-6 ore per arrivarci, quindi guideremo pian piano lungo la costa e per una parte nell'interno della penisola dello Jutland. Sono felicissima di andarci perché è un posto che mi ha attratto moltissimo fin da quando mi sono trasferita in Danimarca. È bellissimo, deve essere bellissimo per quanto riguarda la natura ed è anche un posto dove è nata una corrente artistica danese, perché ci sono appunto i pittori di Skagen che hanno ritratto da diverse angolazioni la natura di questa zona della Danimarca, quindi deve essere un posto molto speciale. E visto che normalmente io e il mio fidanzato non viaggiamo tantissimo in Danimarca, perché per forza di cose alla fine andiamo all'estero, viaggiamo di più in Italia, siamo felici di poter esplorare un po' di più il paese in cui viviamo. Quindi vi porterò con me nell'esplorazione di questi bellissimi paesaggi e posti nuovi. Mi vedrete anche fare le cose che faccio di solito nel weekend, quindi sarà anche un weekend vlog, perché mi vedrete leggere, rilassarmi, e ci fermeremo anche lunedì, e lunedì lavorerò da Skagen perché non ho preso la giornata di ferie, dovrò lavorare, quindi nel vlog ci saranno anche momenti di studio, produttività, come in tutti i miei vlog. Semplicemente vi mostrerò anche una parte diversa della mia vita, che è quella del viaggio. Durante il viaggio in macchina, mentre mio fidanzato guidava, ho principalmente lavorato partecipando a riunioni online dal telefono e mandando delle mail. Così sono riuscita a portare a termine la giornata di lavoro. La casa in cui soggiorniamo è veramente bellissima ed accogliente, circondata da un bellissimo giardino con la neve, con molta neve. Non vi preoccupate, domani farò un bel tour quando ci sarà più luce, ma adesso è ora di mangiare. Non so se riuscite a scorgere le stelle molto luminose che si vedono nel cielo molto limpido, ad occhio nudo si vedevano benissimo. Dopo un risveglio molto tranquillo e un inizio di mattinata rilassante, siamo usciti per esplorare la città di Skagen, dove alloggiamo, e ci siamo diretti verso la panetteria per comprare gli ingredienti freschi per il nostro brunch. Ed eccoci qui dopo essere rientrati dalla nostra passeggiata ed aver preparato un delizioso brunch. Non vi posso descrivere quanto sono buoni questi dolci al cioccolato, che in danese si chiamano chokladsnegl, che significa chiocciola di cioccolato. Non sono molto salutari, ma una volta ogni tanto si possono gustare e sono veramente deliziosi. Faccio vedere la casa intanto perché c'è una luce bellissima. Qui nell'ingresso c'è la cucina. E qui c'è uno dei due letti, questa in realtà è una camera che si chiude con le due porte, con una bella vista sul giardino.
E poi qui si entra nel soggiorno, che è molto bello, molto luminoso. E ha questa bellissima finestra che dà sul giardino qui. Deve essere anche molto bello d'estate, però d'inverno è molto magico con la neve. E poi qui c'è il bagno, con la doccia, il lavandino e tutto. E sorpresa, lassù c'è in realtà un altro piano, un soppalco. E c'è una vera e propria camera da letto, molto carina con quella finestrella. E poi c'è questo angolino qui per la lettura, per riposarsi, per fare un sonnellino, che è molto bello se non si soffre troppo di vertigini, perché poi sotto si ha la vista sul soggiorno e anche sul giardino. Siamo poi usciti in macchina e ci siamo recati a Wipperfürth, che è un antico faro realizzato con un meccanismo molto rudimentale. E qui abbiamo visto per la prima volta il mare di Skagen e ci siamo resi conto di quanto forte sia il vento. Tutte le navi che si intravedono sullo sfondo, ancorate più o meno vicino alla costa, sono ferme a causa del Covid e attendono di poter ricominciare a navigare. La tappa successiva è Grenen, che è la punta più a nord della Danimarca ed è proprio dove i due mari si incontrano. Per raggiungere questa punta è necessario percorrere un pezzo di strada a piedi sulla spiaggia lungo il mare, che per noi si è trasformata in una camminata nella neve. E per una persona che viene dall'Italia e quindi non vede molto di frequente la neve al mare, questo è stato un paesaggio veramente incredibile. Ed ecco qui il punto esatto in cui i due mari si incrociano, il punto più a nord della Danimarca, e si può vedere come le onde combattano e si scontrino le une contro le altre, proprio perché ci sono le forze dei due mari che lottano per chi avrà il sopravvento. Thank you.
siamo lasciati alle spalle Grenen e siamo andati a Skien Nordstrand, la spiaggia del nord di Skien, dove spesso si riposano le foche, ma purtroppo non siamo stati abbastanza fortunati da vederle. Sulla via del ritorno ci siamo fermati in una meravigliosa pescheria per comprare un po' di pesce fresco e pesce preparato secondo le ricette di Skien per cena. Quando siamo tornati a casa io mi sono dedicata ad un po' di attività produttive al computer, tra cui finire un paio di lavori e finire di fare editing per un video che sarebbe uscito il giorno dopo. Dopo un po' di tempo in casa, siamo di nuovo usciti per andare a vedere un posto nuovo e dopo aver guidato per qualche chilometro, come sempre a Skien, abbiamo camminato di nuovo nella neve. Questo luogo è secondo me il più bello della Danimarca, o almeno il mio preferito, e si chiama Rubjerg-mile. Si tratta di dune migranti, cioè dune di sabbia che a causa del vento costante di forte intensità migrano, si spostano sulla terra e inglobano parte della foresta, cioè chiaramente migrano molto lentamente. Si tratta, come ho detto, di dune di sabbia, ma il fatto che ci sia così tanta neve e ghiaccio credo renda questo posto ancora più magico. Lo fa somigliare ad un ghiacciaio, mi ricorda alcuni luoghi che ho visto durante il mio viaggio in Islanda, ed in Danimarca è veramente qualcosa che non ho mai visto prima. Sicuramente questo cielo bellissimo, il tramonto, le nuvole che si sono infiammate di colore, il riflesso sul mare e il riverbero dei colori del cielo sulla neve e anche la neve stessa che si muoveva, danzava al ritmo del vento, tutto ciò sicuramente ha contribuito a farmi amare questo luogo. Ho vissuto veramente dei momenti in cui ho percepito la forza e allo stesso tempo la bellezza della natura. Poi ho addirittura assistito a un fenomeno che non ricordo di aver visto prima, che è questo raggio di luce verticale perpendicolare all'orizzonte dato dal sole che infiamma veramente le nuvole e raggiunge il cielo. Thank you.
tornati a casa, abbiamo preparato un aperitivo, ci siamo concessi un bicchiere di vino per brindare la nostra vacanza e poi abbiamo gustato i vari piatti di pesce che avevamo acquistato in pescheria. Dopo un risveglio molto tranquillo, una mattinata rilassante dedicata alla lettura e un buon brunch, siamo usciti in macchina e siamo andati ad esplorare la zona del porto, dove abbiamo visto queste enormi navi da pesca che solcano i mari per molti giorni. E poi ci siamo diretti verso Den Tilsenede Kirke, che si traduce con la chiesa insabbiata, ed è una chiesa che a causa della sabbia soffiata dal vento è stata appunto insabbiata per la maggior parte. Dopo una bella camminata nel paesaggio innevato, ci siamo diretti verso Gammelskeen, che si traduce con la vecchia Skeen, ed è appunto la parte più vecchia della città, in cui adesso ci sono molte ville e molti hotel in stile tradizionale danese. Abbiamo fatto una bella camminata nella natura e lungo la costa, c'era però molto vento. Tornati a casa, ci siamo concessi i pancakes fatti in casa per merenda. Certo non è la merenda più salutare, però in vacanza ogni tanto sgarrare ci sta. E per il resto del pomeriggio della serata ci siamo riposati, abbiamo letto, ci siamo rilassati. Thank you.
Dopo un po' di tempo dedicato alla lettura nella piacevole luce del mattino in questa casa, è arrivato il momento di iniziare a lavorare e quindi mi sono sistemata sul tavolo del soggiorno e ho iniziato le mie attività di lavoro per lo studio legale. È stato un weekend meraviglioso, il tempo è stato anche bellissimo e la neve ha reso i luoghi del nord della Danimarca ancora più magici. Sono veramente felice di aver passato un po' di tempo qui e di aver esplorato questa zona e spero di riuscire a viaggiare molto di più in Danimarca. Spero anche che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatti rilassare e viaggiare un po' con la mente. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale, di lasciare un commento. E io vi abbraccio forte e vi auguro una buona domenica.